caro Buonerba. Cronaca di un amore non corrisposto, il primo romanzo di Carlo Buonerba, come nata di ispirazione, che cosa racconta? L'idea di scrivere il mio primo romanzo ce l'avevo già nella mente da diversi anni, però poi alla fine mi mancava un pochino una storia che fosse vera, che potesse in qualche modo illuminarmi e darmi quella spinta emozionale che serve, a mio avviso, per creare, insomma, opere d'arte di questa lunghezza, di questo tipo. E quindi, di fatto, insomma, la storia l'ho trovata, è una storia, diciamo, d'amore non corrisposto, come tra l'altro recita il titolo. E dove appunto il protagonista Federico Spezza si innamora di una sua collega, l'ambientazione è a Milano e diciamo che la più parte delle azioni si svolgono all'interno di un istituto scolastico e quindi insomma ecco, è questa storia diciamo di questo amore che è un po' sottesa a tutta la narrazione, ma la natura di questo romanzo è molto psicologica. Quindi è il protagonista che scava dentro se stesso per cercare risposte, per anche fare domande a sé, agli altri. Ci sono anche gli amici che intervengono e che in qualche modo indirizzano poi le scelte di Federico stesso. Termina qui questo appuntamento con l'informazione. Grazie.